Credo che oggi sia stata una giornata in cui i dibattiti sono stati molto ampi relativi a tutti gli aspetti del 5G. Mi auguro quindi che sia stato possibile per tutti gli ospiti apprezzare e godere di questa piattaforma di discussione. Desideriamo ringraziare il mio collega Deseo per aver organizzato questa fantastica opportunità e voglio ringraziare Lucia che ci ha sempre sostenuto nell'organizzare. Grazie per la sua moderazione e auguro a tutti il meglio, auguro a tutti voi buon Natale, anche se magari è un po' presto. Desidero cogliere l'opportunità per esprimere tutti i miei auguri e migliori ringraziamenti a tutti gli illustri ospiti che hanno partecipato sia in presenza che a distanza al nostro evento. Adesso lascio il palco al vicepresidente, presidente Europa e della Regione America della ZTE per i commenti di chiusura. Grazie mille. Voglio dire che l'evento di oggi è stato un grande evento, molto importanti i partecipanti, la partecipazione degli stakeholder che hanno espresso le loro opinioni, le loro idee per quello che riguarda tutti gli aspetti del 5G, compresi i benefici, le minacce alla sicurezza. Siamo venuti qui ad ascoltare la saggezza degli italiani. Io sono venuto qui proprio per apprendere questa saggezza. Sono stato molto contento di partecipare a questa forum. Le persone mi chiedono qual è l'approccio al 5G. La mia risposta è semplice: apertura e trasparenza. La ZTE Italia è la prima società che ha atto questo laboratorio per la sicurezza del 5G e qui in Italia, e le varie agenzie, le varie istituzioni, gli stakeholder possono venire a visitare e verificare. Siamo aperti e trasparenti. L'evento di oggi è un'altra testimonianza che siamo pienamente trasparenti e aperti, è un dialogo molto aperto e trasparente. Il nostro approccio sulla sicurezza del 5G è un approccio basato su trasparenza e apertura. Non tutti si rendono conto del fatto che il 5G può portare benefici allo sviluppo socio-economico. E non tutti i governi stanno investendo in questo settore. Vi posso dire che in Cina ci sono stati numerosi siti che hanno aperto, che utilizzano 5G, e la ZTE ha partecipato moltissimo, e noi come pionieri del 5G, come leader nell'innovazione del 5G, noi siamo orgogliosi di essere considerati un'azienda che è al primo posto o comunque tra i mini posti, e l'Italia adesso avviato i test del 5G e sicuramente sta andando a gran velocità per l'infrastruttura in 5G. Quindi tutte le preoccupazioni, i dubbi relativi alla sicurezza del 5G, relativi alle minacce, siamo aperti e trasparenti e faremo tutto quello che sarà possibile fare per spiegare e quindi dissipare questi dubbi. Continueremo a portare avanti questo tipo di discussione, questo tipo di dialogo.
Ci auguriamo che aumenti il numero delle persone che si possono rendere conto che i benefici del 5G sono di gran lunga maggiori rispetto ai loro minacce e tutte questioni di sicurezza possono essere gestite in maniera più professionale. E la ZTE ha contribuito anche a questo. Voglio ringraziare tutti per la partecipazione di tutti questi, di tutte le persone a questo grande evento, e voglio ringraziare tutti per aver espresso la loro opinione, il loro suggerimento e le loro idee. Faremo del nostro meglio per affrontare i dubbi, le risposte, le domande e faremo il nostro meglio per dare il nostro contributo al dispiegamento del 5G in Italia per il futuro. Grazie ancora a tutti e auguro a tutti quanti voi un buon Natale. Grazie. Grazie mille.